E il nostro pentakiller primo in EU continua a macinare pentakill 2-1 per ogni partita stasera, 58 pentakill con champion diversi. E siamo ancora primi in challenger, ragazzi, si va col prossimo champion. Andiamo a vedere quali sono i prossimi campioni. Visto che sta andando così bene, ragazzi, adesso lo faccio decidere a voi tramite un sondaggio. Potete scegliere tra Victor, Volibear, Wukong, Xerath e Xin Zhao. Che roba! Che roba! Sono molto soddisfatto e molto on fire per questa fantastica serata, ragazzi. Sta vincendo Volibear di brutto anche. Vi piace così tanto sto Volibear? Ma solo perché ne abbiamo parlato prima? È vero che mi avete detto che lo nerfano? Vado a controllare. Beh, non è che viene così tanto demolito, si sono piccoli nerfini su ogni cosina, ma qua fa 10 danni in meno, qua fa 5 danni in meno, qua scala di meno con la salute massima del bersaglio, 1% di salute bonus in meno, qua un po' di velocità di movimento bonus in meno, cioè, ma alla fine è 2% ed è la spell che si maxa. Volibear è stato troppo forte di recente, specialmente nella giungla, benissimo. Sappiamo un ruolo da fare, grazie Riot. Andiamo subito. Andiamo, andiamo. Prima che venga nerfato. Perché top? Ma perché top? Ma che me ne frega? Ma la top non mi piace, è la lane che mi fa più cagare di tutte. Quando Riot ti aiuta. Cioè, la Riot non vuole Volibear jungle. Allora, facciamo così, sondaggio, ok? Ruolo, potete scegliere il ruolo. Indifferente, Vabbè, dai, vado giungla, ragazzi. Secondo me è forte giungla. Anche perché in tanti mi chiedono, un jungler forte? Mo' vi faccio vedere quanto cazzo è forte Volibear in jungle. Sapete perché tutti mi dite top? Perché nessuno di voi l'ha visto jungle. Perché voi non sapete quanto può essere forte suo champion in giungla. E tutti quanti pensate, ma è fortissimo top lane. Perché dovrei giocarlo in giungla? Ve lo dimostra il cugino, che facciamo cose diverse dalla norma, proprio perché la norma è giocarlo top. Bene, lo giochiamo giungla. Va bene, cancelliamo sto sondaggio perché sennò vince il support e questa cosa è game changing, via. Non vogliamo certo questa cosa. Allora, intanto abbiamo una bellissima Miss Fortune che ovviamente prima non avevamo. Un nuovo campione, ragazzi, viene giocato in questa partita. Allora... lo vogliamo giocare? Salamandra build, esplodi build o porca build? Quale di queste tre? Tre. Quale di queste tre build? Salamandra o porca, esplodi build? Vogliamo one shotare la gente? Vogliamo essere tankosi e fare tanto danno a D? O vogliamo fare danno a P? Secondo me è meglio one shotare la gente per la penta, ragazzi. Però ricordiamo una cosa, l'esplodi build è forte su quei campioni che hanno degli scatti. Lui purtroppo... non lo possiamo più giocare. Di conseguenza, adesso andiamo col prossimo. Warwick. Ragazzi, è inutile pensare tanto a sti champions e poi dopo li bannano, giusto? Quindi tutto ciò di cui abbiamo parlato, tutti i sondaggi che sono stati fatti, affanculo. Niente. Non avevate previsto questo, eh? Vabbè. E niente, ce lo giocheremo nerfato domani, ragazzi. Sì, facciamo Warwick e solo di build. No support. Ah, non ce l'abbiamo. OMG, no DC. Why you didn't pick ADC? E guardate Miss Fortune player, ragazzi. Giocano solo Miss Fortune, campione giocato da tutti, lo piccano di là, trollano. Cazzo fai? Magari italiano, perché c'ha il 95 alla fine del nome. Mi è venuto un brufolo su una... Comunque, secondo me, tutti i buff e i nerf di Riot sui campioni sono solo per rompere gli schemi delle draft in competitive e vedere sempre i soliti champ selezionati serve a rompere la mono draft. Esatto, Chris Zena, questa è la verità. Cioè, non è che fanno buff e nerf, è solo per non vedere sempre la stessa cosa, capite? Però non cambia niente, si vedranno nuovi campioni. Ok, Volibear esce dal meta, ma ne entra uno nuovo. New Challenger Approach. Ma che era tipo quello di Super Smash? Qualcuno se lo ricorda? Allora, andiamo a fare
il nostro fantastico Warwick esplodi build. Ci sta? In giungla. L'altra volta l'ho giocato mid. Uso questa skin di Warwick che mi porta più fortuna dell'altra. E adesso sono full AD nemici. Alla grande, signori. Andiamo a fare un fantastico Warwick. No, no, non AP. Forte anche AP, però stavolta lo facciamo con l'esplodi build. No, neanche ho porca build. Ragazzi, letality critico. Warwick che one shot. Bene, signori, eccoci in questa fantastica landa degli evocatori. Siamo qui pronti ad assistere al nostro Warwick esplodi build che andrà a one shottare tutti quanti. Speriamo. Abbiamo contro un Jace First Attack, un Trundle Lethal Tempo, uno Yasuo Lethal Tempo e doppia cometa botlane. Queste cazzo di Miss Fortune con cometa ispirazione. Avete visto quella di prima nel game di prima di Vel'Koz? Non ha fatto un cazzo con quelle rune. Stava tipo 1-7. Poi ha fatto doppia rubandola a me. Mai giocare sta cazzo di cometa. Ma giocate il Dark Harvest, è come la cometa ma più bella. In Low Whale, il Dark Harvest, lo staccate così, una meraviglia, perché tutti fightano. Guardate, fightano adesso. Già ci sarebbe stato un Dark Harvest. Sarebbe bellissimo, Chiretta. Cugino, oddio! Ciao, Jangidek! Azir in bronzo. Sì, è meglio il mio team. Speriamo che faccia caccare. Che fine ha fatto l'orso? È diventato un lupo. Colpo di scena. Bel pull la di Kerry, bravissimo. Complimentoni. Lei è stato veramente di aiuto. Che dire. Mettiamo subito, così portiamo il champion, cioè portiamo il nemico sotto il 50% di vita e quindi alla, per la passiva della W guadagniamo attack speed e lo uccidiamo prima. Guardate qua. Stick. E adesso andiamo dai lupi. Un lupo che fa i lupi. Attacco base su questo, Q su quello. Attacco base, attacchiamo anche quell'altro lì. Così gli portiamo un pochino più giù di vita, che prendono danno nel tempo dall'aggetto passivo della giungla. Mentre attacchiamo questo, si scendono sotto al 50%, facciamo più veloce questo, facciamo più veloce loro. E facciamo il campo il più velocemente possibile. Un minuto 2.30, abbiamo già fatto tre campi, siamo al 3. E adesso andiamo verso il red. Facciamo, possiamo fare red, piccioni e gank. Losing, no, abbiamo già perso. A minuto 2.40 abbiamo già perso il game. Purtroppo questo non era previsto, ma vabbè. Il miglior mosso per iniziare in giungla è Golem rosso? E la botlane, ragazzi. Il miglior mosso da dove iniziare è la botlane. Se siete in zona blu, cioè in zona questa qua, andate da questa. Ok? Se siete in zona top, se siete la squadra di destra, giocate dal blu. Ok? Qua facciamo la E per spaventarli, così. Andiamone una volta. Ricordatevi che siete Warwick, quindi non potete scendere sotto il 50% di vita quando fate la giungla, perché avete la passiva che vi cura una volta che scendete sotto il 50%. Ora, andiamo a farci questo. Possiamo fare così. Potrebbe arrivare l'altro jungler, ma non arriverà. Muore così. E adesso andiamo a fare il secondo Giorgino. Così avremo fatto 7 campi nel giro di pochissimo tempo. Possiamo anche gankare la botlane grazie alla W. Attenzione Mordekaiser. Possiamo ucciderci anche lui volendo. Ricordatevi, siete Warwick, quindi non avete problemi di fighting. Il problema è che potrebbero arrivare un po' tante persone. Peccato. My bad qua. Non ho ascoltato i ping di Tristana. Non pensavo arrivassero subito tutti. Comunque, fa niente. Come vedete, avete costretto. Ho costretto quello Yasuo a flashare. Peccato. Non c'è stato follow up. Non avevo visto la bot lane che non c'era. Pensavo che avessero recuperato un po' di cose. C'era Miss Fortune che era qua dietro. Quindi, non pensavo arrivasse. FF. Ok, FF. Vediamo se dice di sì.
Sono molto contento se dice di sì. Tutto bene, però è andato male questo primo gank, questa prima kill. Non fa niente, ragazzi. Ne faremo di migliori. Tanto abbiamo ancora da fare questo fantastico Giorgino. Tanto il loro jungler sta dormendo. Almeno io me la rischio. Male che vada, mi facevo una kill. Quindi il stun era su di me. Non, no, ah, era su di te. No, ah, ok. Ok, si spiega tutto. Bravo, ha fatto la... E all'indietro. Gnammete. Perfetto, ragazzi. Ci mangiamo Yasuo. Come vedete, con un Warwick è facilissimo recuperare. Ora andiamo top lane. Usiamo la W quando siamo in range di Jayce. Prendiamo Moment Speed. Male che vada, la prendiamo verso Trundle. La prendiamo verso di lui, quindi non c'è Trundle nella giungla top. Vai, vai, questo è un gank facile. Facciamo lei dietro di lui in modo che vada verso il mio Mordekaiser. Se avesse fatto lei, Mordekaiser... Ok. Prendiamo un Dark Harvest, me ne vado, Mordekaiser int e lascia la kill a Jayce. Però prendo l'assist. E va bene perché io ho quello dei soldi. Ah no, non lascia la kill, perfetto. È un giustiziato. Furgo, ragazzi. Buono, buono, buono così. Qua posso farmare anche tutto, tanto Mordekaiser non può tornare in tempo. Quindi tanto vale prendersi un po' di minion. Ecco qua. Così scaraventiamo la wave sotto torre e Jayce ne perde un sacco. E mo andiamo qua. Sembra una cazzata, ma è meglio mandare prima V. Maxare prima la V. Ok, ok. Sta, ci sta, ognuno fa come gli pare. A me piace di più la Q e poi per seconda la V. Poi mo vediamo, ragazzi. Ok. Back e via. Ciao Kezir, grazie mille del follow, ben arrivato. Vediamo che all'inizio l'unico problema è con i piccioni. Sì, gli unici stronzi forti sono i piccioni. Considerate che con la build che sto facendo, giustamente, ovviamente, ragazzi, c'è il problema del... c'è il problema del fatto che non abbiamo tanto attack speed o danni d'area, però... L'importante è fare più danno agli altri. Come fai a togliere gli indicatori di mira dall'abilità? Solo lanci rapidi e togli anche questi. Così non c'è bisogno della mira. E sei istantaneo nell'ittare la gente. Io posso gankare, eh? Vieni su di me? Ah, no, non ci sei. Noob support, ecco, niente. Ma io mi chiedo, tutti questi support che dicono, cioè tutti questi DC che dicono noob support, e poi quando viene su di me facciamo pentakill. Ma non è che forse il problema sono gli AD carry? Cazzo, era guardato. Va bene, va bene. Andiamo verso la mid che stanno fightando. Un alleato è stato ucciso. Attenzione, Yasuo. Ma come ha fatto? Era invisibile? Perfetto, perfetto. Poi. Perfetto, perfetto, ragazzi. Andiamo verso il red e poi andiamo su Trundle, non ti preoccupare. Ora ce la facciamo. Ti saluto che sto morendo dal sonno. Buonanotte, gente, non fate cazzate. Bravo, Piccolo God. Piccolo God, cazzo, ultimamente vai letto presto. Grazie a te, sto menando Shyvana. Carrio facilmente i game. Grande Mablu, mi fa piacere. Sì, molto molto forte Shyvana per carriare i game. Ok. La bestia cresce. Andiamo, signori. Vado dal blu. La fretta build su Warwick. Così con la R puoi saltare sul Daltonex con il nemico. Sì, la fretta build è molto forte su Warwick. Però il problema è che poi il late perde molto. Invece noi vogliamo fare la build più da pentakill possibile, ragazzi. E quale miglior build se non l'esplodi build? Attenzione. Signor Trundle.
Va bene, va bene. Devo ancora usare gli smite, ragazzi. Adesso li usiamo. Potremmo fare l'Herald. Sì, facciamo l'Herald, che è buono. No, cavolo, mi ha messo la V su quello. Non dovrebbe ucciderlo Morde nella ulti. Buono. Perfetto, perfetto. Con l'Herald ci prendiamo un po' di soldi gratis. Support FF, solo lui. Solo il support su Renda. Gli altri no. Va bene. Eh sì, sei dietro che facciamo prima. Sono io che non faccio altro che errori tra... Tra poco mi declassano a ferro 1. Vabbè, bomba, è normale. Piano piano non si nasce imparati. Va benissimo. Potrei fare le scarpe. In questo caso posso fare le scarpe e armor quasi. E tanto sono tutti a D. Io one shot già così. Ma sì, dai, facciamo le scarpe e armor. Un miscuglio, ragazzi. Facciamo un bel miscuglio. Oh merda, la torre botlane, andiamo! Non deve cadere! Cazzo, mi sa che cade. Corri, 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 lupetta. Ma... Non cadrà la torre bot. L'esplodi build ha fatto il suo dovere. Molto bene, ragazzi. 80 HP c'è quella torre. Sì, il flash di Miss Fortune super inaspettato. Adesso facciamo che mettiamo l'Herald. Non posso più usare mana. FF, uno support help. Ma che cazzo, ma siamo in botlane, sei tu che non ci sei, signorina Tristana. Ho fatto male usare l'Herald così. No, però forse ho fatto bene in realtà. Perché tanto comunque sia questo Herald non fa la torre del tutto. E intanto gli abbiamo tolto delle plate per dopo. Miss Fortune è andata mid, quindi non ci crea problemi, aspetta a non fare nulla. Io non voglio che cada sta torre. Però siamo da soli. Sono in 4. Sono in 4, ma noi li uccidiamo tutti, ragazzi. E non si fa, la nostra torre è ancora in piedi. Cara torre mia, io ti salverò. Bene, ragazzi. La torre non cade se c'è il cugino qua. Il dottore salverà anche la torre. Pur di fare la prima torre prima di loro. Torre salvata con 80 HP. Il lupo formidabile. Molto bene, molto bene. Fatta la prima torre, ragazzi. Missione compiuta. Ora la nostra torre può cadere. Abbiamo preso tutte le plate. Abbiamo fatto la prima torre. E la nostra torre è salva. Molto bene. Grazie che mi dai una mano. Così facciamo prima. E neanche tu, neanche tu. Non c'ho lo smite al 2. Beh, ora sì. Va bene comunque. Sarò anche morto.
Ma abbiamo fatto il drago, abbiamo fatto un sacco di kill. Va bene questa morte. Ora mi sono comprato collector e andiamo verso il terzo oggetto. Chad Wolf, yes. Gino, qual è stato il primo champion assoluto che hai imparato a giocare? Il vecchio Volibear prima del rework. Ho giocato tipo 20 partite appena ho iniziato a giocare. Poi hanno cambiato la rotazione campioni gratuiti e ho scoperto che esisteva la rotazione campioni gratuiti. E il mio Volibear non l'ho più giocato. Ciao Diego, buonasera. Anche a World Marce, ben arrivato. Bene, 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 bene. Andiamo da Miss Fortune. Noi continuiamo a macinare kill su kill, ragazzi. Arriverà il momento in cui faremo pentakill. Stiamo solo scalando per arrivare ad avere 4 oggetti. Sì, ma queste cose non danno più gol. Quindi me ne vado. Ciao cugino, ti seguo da un sacco di mesi da YouTube e tra poco penso di fare la sub. Grazie davvero, ragazzi. Ringrazio tutti voi che mi seguite sempre su YouTube ogni giorno, che ogni tanto passate anche qui in live a fare la sub, il Prime, quello che è. Questo vuol dire davvero tanto, è un ottimo supporto per me. Perché ovviamente mi aiutate ovviamente a mantenere questo alta qualità, tutto quanto. Quindi davvero grazie a tutti quanti voi per queste belle robe. Vai! Bene, 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 bene. Andiamo dal blu. Adesso mi sa che mi faccio un po' di latte e caffè per poi andare a letto per una... sono miracolata e ho sonno. Va bene, Chiretta. Ah, vi ricordo che stasera facciamo mezz'oretta in più, quindi probabilmente dopo questo game ne faccio un altro, ma dipende da quanto dura. Se finiamo dopo l'una e mezza non ne faccio un altro. Attenzione! Sti cazzo di flash di Miss Fortune, sti cazzo di exhaust, ma quanti ne hanno? Due cazzo di exhaust! Va bene, aspettiamo ancora un pochino, ragazzi. Non conviene di più l'Ultimate Hunter? Allora, sì, l'Ultimate Hunter è forte, ma l'Explode Build è più forte, quindi se noi finiamo prima la build è meglio. L'Ultimate Hunter è ottimo, però il problema è che non lo riesci comunque a usare due volte in un fight la ulti. Quindi, tanto vale fare così. Tanto vale finire prima la build e essere più forte prima, perché l'esplodi build quando arrivi a 4 oggetti, insomma, fai balotta. Meglio porco esplodi e porca. Lo porca build è sempre più forte, ragazzi, su champion come Warwick. Però io voglio fare l'esplodi build per fare la penta, ok? Perché effettivamente i danni che arriviamo a fare al quarto oggetto fanno una strage. Cosa ho detto all'università? Ho fatto scienze della comunicazione. Non si notava. Sono un ottimo comunicatore. Molto bene. Cioè, non lo so, poi me lo direte voi. Da come mi dite le cose, penso di sì. Non è teatro. È un'altra roba, però. Comunque, fate i miei studi. Le mie robe. Vai. Gnamme. Comunicami tutto. Buttarci dentro l'arco di Assiamo nell'esplodi non ti sconfinferà. No. Non mi dà il critico e non mi piace. Noi non giochiamo per avere la ulti più spesso, ma giochiamo per essere più efficienti. E avere due volte la ulti non è efficiente quanto fare 1000 di danno con un attacco base. Anche perché mentre sei in ulti sei fermo. Cosa fa qui dentro una Lux? Volevo toglierlo a lui, ma così l'ho tolto anche a me. Tranquillo, tranquillo, faccio una tattica 2000 IQ. Prendo questa pianta qua. Continua, Tristana, non avere paura. Sei l'orgoglio della squadra. Tristana, fai cagare. Drago.
L'idea invece, in che senso l'idea? Qual è che... Ciao cugino, potresti darmi dei consigli per giocare Vladimir? Mi piace molto, ma non lo uso al massimo. Non so se ho già fatto penta con Vladimir, però quando uscirà il video su YouTube, puoi provare a fare quella lì che ho fatto io, la build che ho fatto io, che è la laserata build. Se stai live un'altra mezz'ora, penso di non andare a letto tanto presto. No, Chiretta. Ma hai detto che hai sonno? E se hai sonno, vai. Così mi fai sentire in colpa. Va bene. Hai mai provato a fare penta con Zoe? No, infatti Zoe è la lettera Z, ci arriveremo, ragazzi. È penso il penultimo champion, vero? Sì. Bene. Si può contrastare l'esplodi build? Sì, bastano due tank. L'esplodi build soffre molto i tank, ragazzi. Mi mancano 50 gold. Facciamo così. Ok. Arrivo. Caro mio Jayce. Come vedete, l'esplodi build su Warwick sì, è forte, ma se non critta però. Ah, cazzo, non ho nemmeno il 50% di critico, sì. È forte, però la ulti purtroppo non va molto bene con l'esplodi build, capite perché? Non faccio, perché fa danno magico la ulti, ragazzi. Non danno AD, quindi non serve a niente prendere l'arco di Assioma che dà più lethality, queste robe qua. Cioè, volendo, potevo anche saltare il collector, letteralmente. Dipende dai video, non sono state soddisfacenti, sono state 3 penta. E qua abbiamo fatto una bella doppia. Sì, cosa pensi di fare, caro? Bene, bene, bene. Ora Jayce ci interrompe il call, ma poi... Anzi no, non facciamo il golem. Mi mancano 300 gold per l'Infinity, 200 gold adesso che Nord ha fatto sta torre. Mi darò la mia potenza oscura. Oddio, Chiretta, come mai questa potenza oscura? Qual è la tua potenza oscura? Ma mi ricordi tipo Evelyn, che dopo arriva in 6 in passiva e diventa oscura, invisibile, malvagia, maliziosa, potentissima. Facendo un sacco di danno, non sarebbe buona pure sui tank? Sì, infatti io con Ornn per fare penta l'ho fatto con l'esplodi build. Però il problema è che dopo un tank con l'esplodi build non è più un tank. Vieni shottato anche tu. Lo so, mi dispiace per Seth, ragazzi. Magari lo rigiocherò. Ma tanto l'ho giocato tantissime volte. Ci sono 1000 video di Seth su YouTube. Se volete andare a rivedere, scrivete Seth Cugino Rap. Oppure andate al mio canale. C'è la lente di ingrandimento. Scrivete Seth. E trovate tutti i video dove ho giocato Seth. E davvero ce ne sono un'infinità. Dove facevo un sacco di pentakill anche prima che iniziasse la Z Pentakill Challenge. Quindi vedrete che troverete le vostre soddisfacenti pentakill. La tua squadra ha distrutto una torre. Più exhaust. Quadrupla? Perfetto ragazzi, ve l'avevo detto. L'esplode build una alla volta. Invisibilità kill, invisibilità kill, invisibilità kill. Dobbiamo stare a trovare rapidamente. Dove? Sei un bastardo. Ha flashato. È esplosa come una puttana. La tua squadra ha distrutto una torre. Questo non vuol dire niente. Non ci fermeremo. Cosa succede quando riusciamo ad arrivare così vicini alla penta? Che significa che possiamo farla. E quindi noi la faremo. Se possiamo farla, se possiamo vederla, se possiamo sentirla e assaporarla, allora possiamo completarla. Un alleato è stato ucciso.
più critico. Vai, facciamo il drago. Ma no, mini pico, dai, ha fatto bene. Lui voleva preservare la sua vita e ha detto, vai, riesco anche a non fargli far la penta. Chiunque l'avrebbe fatto. Non c'è bisogno di augurare in brutte malattie. Miglior champion con l'esplodi build. Beh, Xayah mi piace un sacco. Graves. Tutti gli AD carry sono fortissimi con l'esplodi build. Jax, via, anche, volendo. Che non sono ADC. Ok, tre nemici top lane. Due nemici mid e tre top. Se questo Trundle raggiunge i compagni... Ah, cazzo, c'è Miss Fortune completamente da un'altra parte, però. Ok, però Trundle... Ah, niente, è andata male. Me ne vado. Però ho fatto fare 3 kill al team. Purtroppo lì mi sono trovato con uno di vita, ragazzi. Ho un po' avuto paura. Cazzo, ho fatto fare 4 team alla mia squadra. È il momento del cugino Evil. FF now. I want LP and I have Harry. Please. Fast FF. Now. Harry up. Do it for me. Un po' di cugino Evil in the chat, ragazzi miei. Un pochino di cugino Evil. Un pochino furioso. Qua la vogliamo la penta. Non vogliamo certo finire la partita e surrendare. Giusto, ragazzi? Ma lo fanno per davvero, eh? No, dopo che gli ho detto do it for me. FF. For the King Warwick. Addirittura, cioè, me la sto tirando di brutto, capite? Cioè, se tu ti trovi un tizio che si dice da solo che è il king e ti dice di surrendare, tu surrendi, ma sto cazzo che surrendi, dai. Cos'è l'istighi? Certo che li istighiamo, ragazzi. Ok, perfetto, perfetto. Abbiamo ottenuto quello che volevamo. Vedete che non surrendono più? Molto bene. Cringino, ciao Izzotto Bibi, buonasera, benvenuto in live. Non è cringe, questa è psicologia, caro mio. Studia. Dai, vai, andiamo. Perfetto. Buonasera Danimaga. La mia potenza oscura sta nella sfiga, in realtà, perché ho così tanta sfiga per me stessa che dipendo... fortuna che dispende fortuna agli altri. Beh, allora dispendi fortuna a me e fammi fare penta. Vado back, prendo la potentissima pozione e andiamo. Vai, vai, vai. Ok, ragazzi, siamo praticamente full build. Let's go. Un po' come quando per doggiare un game mi piaccio di giocare Yumi mid. Esatto. Oh. Siamo diventati invisibili in due. Sfidami, sfidami. No, è recollata, ma baffa. Ciao, Napoletano su Twitch, benvenuta. Ok. Buonasera. Sai quello che hai fatto. Ok. Sì, buono che Zir se ne vada. No, no, ti prego, non uccidere Miss Fortune. Ma vaffanculo, Mordekaiser. Una corsa ostacoli la trippa. Ok.
Cosa c'è? I'm trying to do my nickname. Voglio che ne scrivi un bad push. Ma leggi cosa ho scritto, zio. Ah. Oh, bravo, l'ha letto. Cazzo! Era il momento perfetto, ragazzi. Erano in quattro. Però mi sono beccato la Q di Lux dal cespuglietto di merda. Va bene. Mi raccomando, quando andiamo in giro, guardali. Mi raccomando. E qua non possiamo perdere un'occasione. Allora, 100 gold alla danza della morte. Secondo me la cosa giusta da fare è quella. Sì, dobbiamo resistere adesso. In questa challenge sto apportando una modifica all'esplodi build. Sto facendo la danza della morte al posto dell'ultimo oggetto, che di solito facevo quello della brama sangue. E poi la brama sangue la prendo al posto del collector. Perché questa cosa? Perché ovviamente devo resistere anche. Se resisto, funziona perfettamente. Certo che funziona anche per champion P con la passiva, però il problema è che non lo vai a fare sui champion P. Va bene, mancano 50 gold. Vabbè, aspetto in base, 30 gold. No, di Dio è troppo broken, non lo so questo. Ma non uso pioggia di lame, cazzo, con 35 stack di Dark Harvest mi viene a dire perché non uso pioggia di lame. Insomma, 35 stack di Dark Harvest. Un po' meglio. Allora, i nemici hanno uno top, uno bot, quindi non riusciamo a fare penta. Tempo di usare la tattica della sideline. Quindi, andiamo tutti bot lane e facciamoci vedere là. Magari quel Jice smetterà di pushare. Spingo il mio team di andare top. Così il mio team va top. Jice si ritira. Basta, basta! State troppo forti! Top lane! Top! Bene. Non posso fare la tattica della sideline con Mordekaiser vivo che push. Aspettiamo che i nemici facciano qualcosa. Speriamo che Jesse sia andato back. Forse adesso è il momento giusto per fare la tattica della sideline. Faccio vedere botlane. Cerchiamo di farli venire un po' più fuori però i nemici. Ok, Jesse è andato back. Potrebbe venire verso di me. Abbiamo Yasuo pure. Perfetto. I nemici sono già in due. Sono già in tre. Come carnefici? No! Cosa c'è? No! I said to FF, you have to now, because I killed all. Ma come cazzo, perché era ancora top? Perché era ancora top? Era perfetto. La zia ha stoppato già e se l'ha killato. La tua squadra ha distrutto una tua. All'ultimo secondo. Niente ragazzi. Mo la li dobbiamo lasciare un po' di tempo perché qua fanno tutto i miei compagni. La tua squadra distrutta. La tua squadra. Comunque stiamo unendo tutte le tattiche, tattiche della sideline, cugino Evil, tutto pur di non farli surrendare, di farli gruppare, ragazzi. Ma che cazzo di tattiche abbiamo inventato qua? Per massimizzare le probabilità della pentakill. Rifacciamo la tattica della sideline adesso che il mio team è devastato. Però... aspetta, uno mid. No, 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 Lux! Scappa! C'è il motivo per cui non odio avere Mordekaiser in team quando facciamo sta roba.
È troppo forte come champion Mordekaiser. Ragazzi, se volete salire, giocate Mordekaiser, ma non nelle mie partite, cazzo. Cioè, è troppo potente come campione. Veramente da solo contro tutti. Ok, ok. Due nemici morti, perfetto. Tre. 50 secondi. Tra circa 40 secondi fightiamo. Iniziamo a farci vedere. Così iniziamo a far prendere ai nemici paura. Sanno che siamo qua. Sanno che vogliamo pushare. Mettiamo pressione. Si raggruppano mid. Aspettiamo 20 secondi. Iniziamo il fight. Spawn all'ultimo. Facciamo pentakill. Questa è la previsione. Dieci secondi all'inizio del fight. Bene, non ha la zona. Perfetta, benissima ultima. Cazzo, non ce la facciamo. Troppi CC. Va bene comunque, va bene. Siamo avvicinati lo stesso. Dopo quella cazzo di Lux è un problema. Con la zona e la Q ci inchioda lontano. Ho smesso di guardare in Azuma Eleven per guardarti fare penta, forza cugino. Ragazzi, ne abbiamo già fatte due di stasera di penta. State buoni. Siete mai soddisfatti? Un evocatore ha abbandonato la partita. Sì, rallentano tanto. Chi è che si è disconnesso? No! Ma è crashata Yumi! Un evocatore si è riconnesso. Quanti ping hai? Sì, sì, quanti ping hai? Sei tornato. Giusto, torniamo a collettare un momento. Sì, 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 ragazzi. Meno così abbiamo un pochino più di sustain. Ok, sono un pochino spaesato. Cerca di concentrarti, adesso è il momento giusto. Anzi, lo era prima, più giusto di adesso. Perché mo abbiamo Morde che rompe i coglioni. Però il focus deve essere massimo qua. Perché Jace devi andare cazzo top lane? Sei un bastardo, sei. Che Jace sta top da solo. Ma vaffanculo le Q di Lux. Mamma mia, devi prenderti il coso per togliermi i CC. Per togliermi la Q di Lux. È l'unico problema. Se non c'è, se la Q di Lux non mi prende, vi facciamo penta. E il problema è che è l'unico CC che c'hanno e mi prende tutte le cazzo di volte. Devi comprare il Mikel. Dovevi farlo prima, mi va. Eh sì, è tutto troppo tardi. Non ci abbiamo pensato, ragazzi. Mordekaiser è troppo forte. La Q di Lux è troppo forte. Mi impedisce di fare tutto. Sì. Sì. E io gliel'ho anche chiesto a Mordekaiser. Lui l'ha anche letto. Gli ho detto, io vorrei fare il mio nickname, la penta. Lui ha detto, ah, me ne frega un cazzo, finisco la partita, ciao. Questa è stata la sua risposta. Sì, dovevamo toglierci il CC, ragazzi. Lo so che posso uccidere prima Lux e MF, ma come faccio a uccidere prima Lux e Miss Fortune se stanno dietro? Wait. No, vabbè. Ne frega. Va bene, facciamo un'altra partita. Non sono soddisfatto di questa. Sono soddisfatto della live, ma non di questa partita. Cioè, due penta sono state molto belle, però questa partita è stata uno scam. Secondo me potevamo fare penta. Dovevamo concentrarci solo un po' di più.
Ok. Peccato. Va bene, va bene, va bene. Next, adesso c'è Volibear. Codice, mi devi dare il 100%. Carico al 100%, mi raccomando. 100%, ricordatelo. 100%. Vai. Lì mi devi prendere l'oggetto per togliere il coso. Quello che non ci ho guardato io.